Cari telespettatori, per questa puntata, un'ulteriore puntata estiva, quest'anno siamo andati avanti un po' tutta l'estate, delle interviste di qualità, offriamo tre momenti molto importanti, tutti insieme fanno il solito spazio di 20 minuti, 25 minuti, ma sono tre argomenti. Il primo è un interessantissimo dibattito tra Carlo Cottarelli, che è direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, già dirigente del Fondo Monetario Internazionale, si è autosospeso proprio nei giorni scorsi dal ruolo di direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano perché si è candidato alle elezioni. Quindi Carlo Cottarelli, poi abbiamo Alessandro De Nicola. Alessandro De Nicola è nel board mondiale dello studio legale ORIC, uno dei più famosi del mondo, ed è soprattutto direi io per i temi che trattiamo, presidente della Adam Smith Society. E poi abbiamo già il terzo che partecipa al dibattito, è Giampaolo Galli. Giampaolo Galli è stato tra l'altro l'ex direttore generale di Confindustria. Il tema sono le previsioni del Fondo Monetario Internazionale e lo scudo antispread della BCE. Due temi molto importanti perché dalle ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che quello riguarda le aree continentali e poi all'interno delle aree continentali i vari paesi, emerge come l'America è entrata tecnicamente in recessione perché ha avuto due trimestri negativi, anche se la caduta nel secondo trimestre è stata molto leggera, anche quella del primo, benché più pesante di quella del secondo, non è che fosse particolarmente rilevante, e però per esempio continua a crescere l'Europa. Addirittura all'interno dell'Europa l'Italia ha avuto un miglioramento, cioè le previsioni che il Fondo Monetario Internazionale aveva fatto ad aprile, quando ancora non c'erano i dati del primo trimestre, adesso alla luce dei dati del primo e del secondo trimestre ha portato alla previsione di una crescita per l'Italia del 3 4%. Noi abbiamo già una crescita acquisita per il 2022 del 3,4%, probabilmente potremo ancora fare meglio perché già le anticipazioni sul terzo trimestre non sono affatto negative. In questo contesto si parla poi anche del rallentamento della Cina, che secondo il Fondo Monetario Internazionale crescerà del 3,3%, che è il peggior risultato, credo, nell'ambito di un decennio della Cina, da considerare che è un risultato derivante soprattutto dai durissimi lockdown che la Cina effettua non appena ha 3, 4, 5 positivi al Covid, blocca tutto, blocca intere città. Molto importante alla luce del fatto che ci aspetta un autunno, lo sappiamo, complicato, e vedere comunque che chiuderemo il 2022 con una crescita del 3-4% che ormai sognavamo da 20 anni, insomma, non avevamo da 20 anni, che fa seguito a quella del 6,6 del 2021. Le due crescite 2021-2022 superano quello che avevamo perso con il Covid. Secondo appuntamento è l'intervista che è di qualche mese fa, ma la voglio riproporre per la sua importanza, all'ingegner Giuseppe Bono, che è amministratore delegato di Fincantieri, che è un monumento dell'imprenditoria italiana. Sentirete come ragionano le grandi imprese che hanno una visione internazionale. Ci sono in particolare importanti novità anche per quello che riguarda Fincantieri, che, di cui dà conto l'ingegner Bono. Il terzo, che è molto breve, è una dichiarazione di Giuliano Amato, un intervento del professor Giuliano Amato, che è presidente della Corte Costituzionale, lo ricordiamo, è stato anche poi presidente del Consiglio italiano e tante altre cose, su un tema molto importante. Una Repubblica premia il merito e non il ceto. Vediamo quello che dice la Costituzione, e ci sono anche un appello, un messaggio, dei consigli che Amato, dall'altezza della sua età, ma anche dall'altezza del suo acume dimostrato, proprio parlando di merito, dà ai giovani, secondo me molto importanti. Sono un paio di minuti quelli di Amato, ma secondo me c'entrano un grande tema di oggi. Buona visione. Bene.
Bene, eccoci di nuovo al nostro appuntamento per Economia in Quark. Siamo ormai in pieno circo elettorale, fioccano le promesse, dentiere, dentisti, pensioni, quote 100, chi più ne ha più ne metta, doti ai ragazzi, affitti gratis. Noi invece parliamo di cose serie. Io sono Alessandro De Nicola e con me ci sono Carlo Cottarelli, che vi saluta, e Giampaolo Galli. Allora, Buongiorno. per, come dire, mantenere la promessa, cosa c'è di più serio delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulle prospettive dell'economia, rivedute e corrette, ovviamente alla luce di tutti gli sconvolgimenti che ci sono stati negli ultimi mesi, dalla guerra al gas, alla pandemia che continua, alla siccità, veramente mancano le cavallette e c'è tutto. Carlo, cosa ci racconti? Allora, il titolo dell'ultimo aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale si chiama, l'hanno chiamato Gloomy and More Uncertain, che è già tutto un programma di fiducia per il futuro. È importante questo perché è il Diciamolo ai primo. nostri ascoltatori, gloomy, gloomo, depresso sostanzialmente, Esatto. deprimente. More uncertain si capisce, più incerto. E allora è importante questa uscita di luglio perché sono i primi dati, sono le prime previsioni per quest'anno basate su dati effettivi, quelli del primo trimestre perlomeno. E che cosa ci dicono? Il Fondo Monetario ha rivisto verso il basso dello 0,4% la crescita mondiale e ha rivisto verso il basso la crescita di quasi tutte le aree del mondo, quasi tutti i paesi del mondo, con qualche eccezione, l'Italia essendo un'eccezione. Andando però nel dettaglio, c'è una differenza abbastanza netta tra gli Stati Uniti e l'Europa, nel senso che il rallentamento degli Stati Uniti è molto più evidente, anzi non è più un rallentamento, ci sono stati due segni negativi del PIL americano. Quindi tecnicamente gli Stati Uniti sono in recessione, anche se il secondo trimestre la caduta è stata meno forte che nel primo trimestre. L'Europa invece continua a crescere. L'area dell'euro, sono usciti i dati del secondo trimestre, l'area dell'euro è cresciuta dello 0,7%, il precedente trimestre aveva fatto 0,5%. Quindi l'Europa crescerà meno di quanto il Fondo Monetario aveva previsto, ma comunque continua a crescere. All'interno dell'Europa vediamo poi un'Italia che è l'unico paese per cui il Fondo Monetario non ha rivisto verso il basso la crescita, l'ha rivista verso l'alto, ha portata al 3%, che è più o meno in linea con le previsioni del governo. E alla luce dei dati del secondo trimestre, il 3% sembra poco. L'acquisito sarebbe già 3-4%, quindi possiamo aspettarci al momento qualcosa tra il 3,5% e il 4% per l'Italia. Una piccola chiosa sulla revisione verso l'alto dell'Italia. La precedente previsione era uscita del Fondo Monetario, era uscita ad aprile, quando ancora non c'erano, al momento in cui le previsioni sono state fatte, i dati del primo trimestre. E ricordiamoci che ad aprile lo stesso governo prevedeva una caduta del PIL dello 0,5% nel primo trimestre, che poi non c'è stata, c'è stato un piccolo aumento 0,1. Il secondo trimestre è andato molto bene, avrete forse sentito anche i dati dell'occupazione. Insomma, l'Italia cresce, l'area dell'euro cresce. In Europa chi non cresce è la Russia. Adesso cominciamo a vedere le prime previsioni della Russia basate su dati effettivi. E i dati russi, che incredibilmente vengono ancora pubblicati, ci dicono che la Russia sta entrando in recessione. Abbiamo avuto una caduta del PIL, sono ancora dati quelli mensili, quindi non trimestrali, più imperfetti, ma danno una caduta del PIL abbastanza forte nel secondo trimestre. Il Fondo Monetario prevede adesso una crescita, una decrescita del meno 0,6% per quest'anno. E quello è un ordine di grandezza abbastanza Del probabile da 6%, giusto? Del 6%. del 6%, avevo detto 0,6, no, Del scusate, 6, sì, c'è da leccarsi le dita, però. del 6%, scusate.
La Cina è un problema perché la Cina ha il tasso fondo monetario, prevede una crescita del 3,3% per quest'anno, che è il tasso più basso da decenni, forse da 20 anni, non l'ho controllato, ma quello è l'ordine di grandezza. In buona parte è causato da queste continue chiusure dovute al Covid. Appena ci sono 6 casi asintomatici, chiudono un'intera regione. Questo davvero, ma com'è che un paese non ha ancora capito che di quel genere non ha ancora capito che l'approccio giusto è quello delle vaccinazioni piuttosto? Forse qualcuno, se ci fosse un po' più di libertà di espressione in Cina, magari qualcuno ci sarebbe un po' più di dibattito su questa cosa. Perché gli Stati Uniti stanno crescendo, anzi sono in recessione, diciamo non molto forte, sono più o meno fermi, ma hanno anzi un segno negativo. Ci sono due motivi. Prima di tutto, credo ci sia effettivamente il fatto che gli Stati Uniti hanno raggiunto la piena occupazione, è difficile crescere quando tu hai già la gente che è occupata, al di là la disoccupazione è frizionale, come diciamo noi economisti. Questo è un primo motivo. Secondo motivo è che gli Stati Uniti si stanno muovendo in modo più aggressivo dell'Europa nella lotta all'inflazione. La Fed ha aumentato i tassi di interesse di un altro 0,75%. Siamo ancora su livelli molto bassi di tassi di interesse rispetto al livello di inflazione. Il New York Times 2 giorni fa è uscito con un bellissimo grafico che riporta il tasso di interesse della Fed, il Federal Funds Rate, negli ultimi 50 anni. È incredibile confrontare il livello attuale del Federal Funds Rate, che mi sembra 2,25%, con il livello oltre il 15% a cui era stato portato all'inizio degli anni 80, quando l'inflazione era su livelli di inflazione non molto diversi da quelli attuali. Conclusione, bisogna aspettarsi un ulteriore aumento di tassi di interesse, sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Ed è questo un elemento di forte incertezza rispetto anche alle nostre prospettive economiche. Perché noi digeriamo aumenti come paesi, aumenti di tassi di interesse meno bene degli altri paesi per il rischio che aumenti lo spread. Adesso la BCE ha introdotto questo nuovo strumento, il TPI, vediamo se funzionerà. E allora prendiamo spunto dal nuovo strumento della Fed, scusate, della BCE, il TPI, che è, diciamo, lo scudo antispread, però solo per i bambini che si comportano bene. Giampaolo, dici tu. Dunque, intanto diciamo che TPI vuol dire Transmission Protection Instrument, strumento che deve proteggere la trasmissione della politica monetaria, cioè che serve a evitare che se la BCE aumenta i tassi di interesse, poniamo di un punto, in Germania aumentano di un punto e in Italia aumentano di due. Perché questo significa che la politica monetaria non è più unica, quindi è un modo per tutelare la unicità della politica monetaria, the singleness, il fatto che c'è una moneta unica, e quindi ci deve essere un'unica politica monetaria. Si discute in Europa animatamente se la BCE abbia fatto bene, abbia fatto male, posto che c'era già uno strumento che era quello famoso del whatever it takes del 2012 messo in campo da Mario Draghi. Qualcuno dice che la BCE in questo modo si è infilata o si infilerà, rischia di infilarsi in pasticci politici tremendi. Perché dovrà essa giudicare se un certo aumento dello spread è disorderly and unwarranted, cioè disordinato e non giustificato. Chi deve decidere se invece è magari disordinato, però perfettamente giustificato, perché c'è un paese che ha un debito che non è sostenibile, che aumenta senza limiti. Ma al di là, diciamo, di questa discussione europea,
la questione è che differenza fa per l'Italia. La mia impressione è che faccia una certa differenza, cioè ci mette al riparo da situazioni come quelle che si sono verificate nel 2012, diciamo maggio-luglio 2012, non nel 2011, è nel 2012, quando Monti aveva fatto le riforme, era stato fatto tutto ciò che c'era stato chiesto e ciò nonostante c'era un aumento difficile da spiegare dello spread Italia come di quello spagnolo per effetto delle vicende greche, della ristrutturazione del debito greco, quindi un effetto di contagio. Quindi sicuramente ci mette al riparo da situazioni in cui lo spread aumenta per motivi che non sono del tutto giustificati dagli andamenti fondamentali o di fondo delle economie. E certo non ci consente di fare qualunque cosa, perché intanto ci sono tutta una serie di condizioni che mette la BCE: il tuo debito deve essere sostenibile, devi fare i compiti del PNR, devi rispettare le regole di bilancio europee, nel senso che devi stare sotto il 3%, ma nel senso che devi seguire le raccomandazioni che la Commissione e il Consiglio ti danno per nel caso in cui tu sia sopra il 3% e così via. La sostanza è che il percorso di rientro della finanza pubblica, quello che è stato disegnato da questo governo, cioè un percorso che in circa 10 anni ci riporterebbe ai livelli di debito del 2019, cioè attorno al 135% a partire dal 150% a cui eravamo alla fine dell'anno scorso, quel percorso lì deve essere mantenuto, e questo significa che a partire da questa legge di bilancio la politica di bilancio deve essere moderatamente restrittiva, cioè noi dobbiamo avere un deficit che adesso con l'ultimo provvedimento da 14,7 miliardi messo in campo dal governo dovrebbe attestarsi al 5-6 programmato nell'ultimo documento di economia e finanza per il 22, dal 5-6 dovremmo scendere al 3-9 l'anno prossimo e poi gradualmente entro il 25 arrivare sotto il 3%. Credo che quel cammino lì sia un cammino obbligato, per così dire, diciamo, per usare la metafora di Padoan, il sentiero è stretto, la BCE ci ha messo, ci ha messo in cordata, per cui non c'è il rischio che scivoliamo, però che uno scivoli, però possono scivolare tutti, e comunque lo sforzo per arrivare in cima alla montagna lo dobbiamo fare comunque, perché non è che la corda ci tira su. Quindi questo mi sembra un messaggio assolutamente fondamentale per le elezioni, in vista delle elezioni del 25 settembre. Chiunque governi dovrà avviare una fase di moderata restrizione dei conti pubblici, e questo sarà non facile, perché negli ultimi anni ci siamo abituati a ristori, sussidi e quant'altro piuttosto generosi. Credo che si dovrebbe mettere fine a questo. Grazie Giampaolo, io già immagino dopo la trasmissione del nostro incontro i leader politici che diranno: vi promettiamo una moderata restrizione del bilancio pubblico, tra gli applausi e il giubilo della folla.
Va bene, d'altronde non ascoltate noi per le promesse delle dentiere. Quindi grazie a tutti da Economia in Quark, vi saluta Carlo Cottarelli, vi Arrivederci. saluta Giampaolo Galli ed Arrivederci. Alessandro De Nicola, alla prossima, arrivederci. Intervista davvero di lusso perché abbiamo con noi il dottor Giuseppe Bono, che è amministratore delegato di Fincantieri, nome una garanzia tra i più importanti complessi cantieristici al mondo, leader italiano, leader italiano ma a livello globale nella progettazione e costruzione navi di crociera, operatore in tutti i settori di riferimento della navalmeccanica ad alta tecnologia. Dottor Bono, una cosa che mi ha colpito nel suo curriculum è uno dei motivi, tra l'altro, per cui uno dei tanti motivi per cui le è stato assegnato il premio Interreform, è che lei ha sempre coniugato, come dire, lo short time con una visione di lungo periodo. Lei ha affermato in questo senso anche recentemente che la sostenibilità e la finanza devono guardare non all'immediato ma al futuro. Decliniamo questo nella sua azione in Fincantieri. Allora, partiamo da quello che fa la Fincantieri. Noi lavoriamo, facciamo le navi, la nave, non lavoriamo quindi per il pubblico, per il retail, lavoriamo indirettamente, lavoriamo per chi poi porta il pubblico a fare da passeggero. Allora, per fare una nave, diciamo che mediamente ci vogliono 3 anni, 4 anni. Allora, prima questione. Un amministratore, se poi dopo 3 anni lo cambiano, non ha manco visto la nave che stava in costruzione, la consegna di quella nave. Quindi bisogna stare, come sempre, attenti a capire queste dinamiche. Da qui poi nasce il problema che, siccome tu devi lavorare 3 o 4 anni, devi immaginare un futuro che va oltre i 3 o 4 anni di quello che è il tuo, diciamo, i tuoi ordini che sono in quel momento. E quindi la visione deve essere una visione del futuro. Questo poi prescinde dal fatto della Fincantieri o del prodotto che facciamo. Questo va per tutta l'industria e per tutte le attività, dalla politica a qualsiasi attività umana. Se non guardiamo, cioè, una delle caratteristiche dell'umanità è stata quella di dover guardare avanti. Fin dalla preistoria. Lei guardando avanti, però, come traccia, ho visto traccia una nuova Fincantieri in fondo, una società di ingegneria con grandi capacità organizzative e di competenze integrate. È questo sarà che lei sta lavorando per? Certo, perché ci rendiamo conto, abbiamo interiorizzato che fare la nave con tutte le competenze che dobbiamo avere per farle. Poi alcune, la maggior parte dei prodotti li compriamo da fuori, però dobbiamo sapere di che cosa, voglio dire, che cosa c'è nella scatola che compriamo, perché sennò come facciamo a integrarla e a progettare la nave in modo tale che li possa incorporare. E allora noi siamo padroni delle tecnologie. Faccio sempre un esempio di questo tipo. Una nave da crociera, per quello che ha, una piccola città, è una piccola smart city, cioè quella oggi si parla di smart city, con tutte le tecnologie che questo comporta per realizzarle, e noi ne facciamo 7-8 all'anno. Quindi da noi, ecco, perché poi fermarci solo a fare le navi e non, diciamo, non esportare questa nostra capacità, questo know-how in altri settori, tipo anche nell'edilizia, E qui il miracolo della realizzazione del Ponte San Giorgio, ex Ponte Morandi di Genova, adesso mi Sì. crollo che ci ricordiamo tutti. E ne hanno parlato tutti come di un miracolo italiano, fatto in tempi molto rapidi, e Fincantieri, insomma, ne è stata assoluta protagonista.
E io penso che, insomma, al di là delle tecnologie, che adesso poi con internet sono accessibili, insomma, non sono particolarmente condizionanti allo sviluppo di un'azienda. Quello che condiziona, siccome lavorare oggi su prodotti complessi come può essere la nave oppure nell'edilizia, fare i ponti e compagnia, ci vuole una capacità organizzativa che semplifichi la complessità. E soprattutto quando hai davanti un orizzonte nel quale tu il prodotto glielo devi consegnare, ti sei preso l'impegno almeno 2 o 3 anni prima, quando hai preso la commessa, di consegnarlo quel giorno. Se ne lo consegna quel giorno, siccome il cliente si adopera per avere i passeggeri da subito, tu devi pagare delle penali enormi che ti possono fare molto male. E quindi la nostra cultura è la cultura del rispettare i tempi di consegna. Io sono sempre davvero molto, nessuno se l'aspettava, diciamo. Certo, però no, io ero convinto, perché noi non abbiamo mai consegnato una nave in ritardo. E allora il ponte non è più complesso della nave. Poi sulle navi i vari piani si chiamano ponti. Quindi voglio dire, facciamo sempre. Senta Presidente, mi ha colpito una cosa. Durante la crisi scoppiata, insomma alla fine del 2008, con effetti con l'economia reale negli anni successivi, dal 2009 in poi, non ha certo risparmiato la cantieristica. E lei, proprio in questo contesto, vara un piano di espansione e riposizionamento del gruppo su scala globale. È stato coraggioso. Sì, sono stato coraggioso e c'avevo le risorse, perché no? Le risorse le abbiamo procurate all'interno, perché noi prima della crisi avevamo un carico di lavoro molto importante, perché io volevo fare la quotazione della società allora. Con la crisi sono venuti in mano i nuovi ordini, quindi noi lavorando i vecchi ordini abbiamo incassato e quindi ci eravamo costituiti delle risorse finanziarie importanti. Con l'azionista abbiamo deciso di poter fare questo e di dover fare questo passo, soprattutto nel militare e soprattutto nel mercato militare più importante del mondo, che erano gli Stati Uniti. Siamo andati lì, prima come subcontractor di una grande azienda americana, e adesso poi l'anno scorso abbiamo vinto una nave come prime contractor. Noi è la prima volta negli Stati Uniti che viene data la possibilità di coordinare, di costruire a una società che sia pure di diritto americano e che sta in America, però è proprietà la nostra. Presidente, grazie davvero, molto interessante, complimenti. Ricordo abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Bono, dottore o ingegnere? Dottore. Amministratore delegato di Fincantieri, che l'abbiamo sentito, è un nome notissimo, che è tra importanti complessi cantieristici al mondo e che si è avviata anche su assi di sviluppo della nuova Fincantieri, tra virgolette, che il Presidente ci ha ben descritto. Grazie mille, Presidente. Grazie a voi. È una repubblica l'Italia fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro vuol dire non soltanto che tutti dovremmo avere un lavoro e che in qualche modo abbiamo un diritto al lavoro, come poi dice il successivo articolo 4, ma vuol anche dire che in questa società e nella organizzazione che essa si dà, dove c'è necessariamente chi sta sotto e chi sta sopra, chi comanda di più e chi comanda di meno, le posizioni superiori che si conquistano devono essere frutto del lavoro, non di altre caratteristiche, non del fatto che io sono figlio di un papà più ricco e tu sei figlio di un papà più povero, non che io vivo in periferia e tu invece vivi al centro dove ci sono più relazioni. È solo il merito che ciascuno di noi ha saputo conquistarsi
a dare una ragione alle posizioni che ci sono riconosciute. In questo i giovani devono pensare a come è importante da questo punto di vista che non è una monarchia l'Italia, ma è una repubblica. Cosa vuol dire? Che capo dello Stato non può essere uno che è nato figlio di qualcuno chiamato re, ma è qualcuno invece che un cittadino a cui si chiede solo di aver compiuto 50 anni, ma gli si chiede di essere in grado, per la vita che ha vissuto e per ciò che ha dato al paese, di rappresentarlo nella sua interezza.